Ah, ok. Akol, sei tu? Miranda, sei sempre fastidiosa. Uk. Gli altri sono salvi? Uk. Non parlare. Savan è morto. Akol e le altre creature non possono vivere senza Savan. Uk. Possiamo fare qualcosa per te? Forse ti possiamo salvare con lo spirito di dragone. Rispondimi. Silenzio. Uk. Buonanotte. Uk. Poverini, no, erano bellissimi loro. Rifacendo la scena, piantala una buona volta. Ci incontreremo presto. Chiudo gli occhi. A presto, Uk. Verino. Morto. Anche quelli che facevano Pino. Yu. No, Yugi no. È morto. Sono morti tutti. Doppio pugno. Sono molto triste. Sì, è la Madonna, non è Silvia, è la Madonna. Avete avuto una visione? Certo che conosco la saga di Kingdom Hearts. Una psicobomba con Dart, vediamo come... Mi dispiace tantissimo, sono triste. Per i piccoli. Anche malato, ma che dita c'ho? Delle dita incredibili. Comunque anche Dart fa 2000, eh? La psicobomba è proprio forte e basta. Poverini, io ne volevo uno da portare via con me. Volevo quello che faceva Pino. Pino. Pino, amore. Morti. Amore, sono morti gli animaletti. Sono morti gli animaletti simpatici. No. Ah no, vaffanculo, questo è un bifolo cieco. Dov'era lì che si andava via, scusa? Sono tanto triste per questa cosa. Non se lo meritavano. Stronzo di Zig di merda. Stampated. Eh sì, già da Lavitz ci aveva lasciato un attimo, così. Cos'è? Ma che attacco è? Ha tirato i suoi figli, ho sbagliato. Figlio, sta zitto, stare zitto. Un purifica corpo. No!
Dart, il tempo di Decal sta finendo, Cal. Non posso più gironzolare, Cal. Prima è meglio che voi vediate, Pino. Papà, cosa stai facendo? Lo specchio lunare si è rotto? La sfera del sigillo di Aglis è stata distrutta. Ormai non gli serve più, Pino. Zigora si trova nella città della legge Zenepatos. Pino, andateci subito, Pino. Ma come facciamo? Abbiamo attivato il teletrasportatore, Cal. Continuate a gironzolare per Decal, Cal. No! È morto. Ha mostrato la strada con il potere che gli restava. La sua morte non sarà inutile. No, io sono triste. No, anyway, io sono triste. Erano personaggi bellissimi. Morti tutti. Colpo lunare! Doppio pugno! Madonna, appena ci sta doppio pugno al 5, ragazzi, si vola, eh. Comunque era meglio prima. Devo trovare un modo perché le accelerazioni non vada via dalla live. Perché a me non scompare dallo schermo, a voi sì. Ci resta un motivo. Doppio pugno. Che c'è, amore? Sta ancora lavorando? Colpo lunare. Ok. Che ha 300 punti esperienza, però sono tanti. No, anche loro no. Rose. Ruffa è qui da sempre, uffa. Uffa conosce solo ciò che vede e sente qui. Uffa. Uffa, voleva uscire almeno una volta. Non ti preoccupare. Ora puoi uscire. Scusate se non faccio le voci, sono turbato. Va bene, uffa. È buffo per Ruff. Uffa. Anche quei bambini sono morti. Non lasciamo che siano morti in vano, muoviamoci. Esatto. Questi bambini hanno fatto il loro dovere fino in fondo. Ora tocca a noi. Non se lo meritavano. Che è successo? Non stava preparato per uscire. Sono morti tutti. Ha attaccato Zig e sono morti tutti. Yes. Gosh. Gosh.
Ho sbagliato. Doppio pugno. Non è giusto, li devo vendicare malissimo. Li devo vendicare malissimo. Mio. Già il COVID, poi mi turbo, sbaglio anche la datazione. Diciamo i riflessi occhi mani non sono al top in questo momento. Io li volevo bene a quei cazzilli, erano bellini. Dai. Schermo d'attacco Fausto. Vabbè, ti faccio la psicobomba. Doppio pugno. Colpo lunare. Colpo lunare. Data. Madonna fortuna. No, mi so. Sì, ma il teletrasportatore deve all'inizio, cioè devi far proprio rifare tutta. Ah, era la porta quella. Questa deve essere la porta per il teletrasportatore di cui parlava De Cal. Va Zenebatos, boys. Uno dei posti più simpatici. Assomiglia a quello che c'è nella mia foresta. No, lo odio, la odio Zenebatos. Questo ci può portare a Zenebatos istantaneamente. È proprio diverso. Gli alati devono avere un potere magico incredibile per riuscire a viaggiare in modo istantaneo. Sarà stato anche incredibile, ma io non potrei accettare una vita generata dalla magia. Neanch'io. È triste nascere una sola cosa da fare. Ok, ci provo a far comunque le voci nonostante la gola. Forza. L'embrione di Virago, il dio della distruzione, nasce solo per portare alla distruzione. Durante l'esistenza proverà la stessa tristezza. E allora cerchiamo di farlo stare meglio, facendo in modo che non possa mai nascere. Dobbiamo proteggere la prossima sfera del sigillo. Andiamo alla città della legge Zenebatos. A divertirci un sacco con i suoi bellissimi spostamenti. Zenebatos è una merda. Invece un punto di salvataggio subito, si posso fare i test per l'accelerazione. Così questa è la città della legge, Zenebatos. Era il centro legislativo e amministrativo del mondo degli antichi alati. È un luogo austero. L'ho fatto apposta per Albert. Sì, sono molto interessato a conoscere il sistema con cui gestivano le loro azioni. Tuttavia non credo che imparerò nulla con tutta questa confusione. Venne distrutta più di 10.000 anni fa. Attenzione. Attenzione, a Zenebatos sono in vigore le leggi marziali. Lasciate subito la città. Albert non ne sarà contento. Sembra che Zenebatos sia ancora viva.
Attenzione, invasione umana. Rifugiarsi subito a Cadessa. Attenzione, attenzione, attenzione. Simpaticissimi. Sfortunatamente sembra che non funzioni molto bene. Quelli sono generati da una magia? Sembrerebbe di sì. Ma sono diversi da Buckle. Non hanno un cuore dentro. Sono come Zig. Merda. E ragazzi, c'è qualcosa che arriva da questa parte. Golun! Che bello! Che cos'è? Sono Golun. Sarò le vostre ali. La Vanna ci ha parlato di lui nei suoi ultimi istanti di vita. Verranno date ali per volare in cielo. Parlava di te. Rose è la gente che salverà il mondo. Nonostante Savannah non sia riuscita a raggiungere i suoi obiettivi, ha compiuto fino in fondo il suo dovere, anche se gli è costato la vita. Ora tocca a voi. Lo so, fermeremo mio padre e realizzeremo la volontà di Savannah. Io vi aspetterò qui. Quando volete tornare nel mondo, vi ci porterò io con le mie ali. It's freedom. Volete andarvene? Sì. Siamo liberi. Siamo liberi. Siamo liberi. Siamo liberi. Siamo liberi. Possiamo andare ovunque. A Deningrad, a Ulara, a Fueno, a Donau, al Flats. Tutto. Si è buggato? Ok. Ah, è tornato a Zenebatos. Ok. Io voglio uscire. Voglio tornare subito da Shirley. Allora, dov'era il tempio? Non era Ulara, vero? No, Ulara è CD4 comunque. A Velweb. Ma come ci arriva a Velweb da qui? Ci torna a Velweb. E andare a Deningrad. Non mi fa cambiare CD da Deningrad, davvero. Deningrad è CD4. Prima c'è il computo di salvataggio. Nel dubbio. Ciao Poison. Chi che è? La legge proibisce agli umani di andare alla sfera del sigillo, quindi questo disco volante non può essere usato. Allora la sfera del sigillo è qui avanti. L'articolo del codice alato 703. La legge proibisce ai non alati di andare alla sfera del sigillo. Io sono un alata. Potere magico degli alati non rilevato. Ehi, cosa stai dicendo? Un momento. Devo cambiare le leggi. Cosa significa che neanche mio padre può passare? Sì, ha ragione. Significa che abbiamo ancora tempo. Praticamente in questa simpaticissima città dobbiamo cambiare le leggi finché la legge 703 non viene tolta. E me c'è un save point, ok. Proviamo a tornare a Deningrad.
Ma tecnicamente una volta che hai Kolun non devi cambiare CD nei posti. È tutto considerato CD4 adesso, no? Esatto. Quindi io passo da Deningrad. Vado, vado nel ghiacciaio e vado a Velweb. A Velweb. Però voglio fare quel test. Allora, salvo. Perfetto. Top. Ok. Addio parti noiose. Scherzavo. Lo vedi? È solo perché c'avevo la merda di schermo intero orribile e non funzionava. Non potevo fare niente, perché non avevo opzioni. E c'è scritto cambia disco grosso, sì. Accelerazione? L'accelerazione non va via, tutto risolto, perfetto. Magari averlo scoperto prima non era male. Tanto sembra che si veda meglio. Ah, però c'è il volume troppo alto. Tra l'altro sembra che si veda meglio rispetto a prima. Cos'è un bazzo? Se comincia la run tutto accelerato, sì, esatto. Ma va, che bellezza. Posso accelerare senza fare niente, senza disturbi. Wow. Bellissimo. È più fluido, tutto. Si vede meglio, cioè lo vedo meglio anch'io. Lo vedo più piccolo di prima, ma perfetto. Più che altro siamo sicuri che questa è la strada giusta per andare a Velweb. Allora, da qui vado a Flamvel. Velweb era sopra il campo di neve. Quella è Velweb. Sì, devo scendere giù, ok. Ok. È la svolta, ragazzi, è la svolta. Vedete, i test vanno fatti. Servono. Io sto per darvi oggi quello che nessuno si aspetta che io vi dia oggi. Non lo so, va tutto meglio. Effettivamente va tutto meglio. Io salvo sempre per sicurezza. Tra l'altro posso anche salvare accelerando, è bellissimo. Guarda, posso accelerare anche tutto, anche i trascorsi. Anche i cambi di scena, tutto posso accelerare. Colpo lunare!
Devo fare la pedaliera, sì. No, dovrei mettere tipo la B della tastiera su uno dei tasti del joypad. Ma non si può. Doppio pugno. C'è l'RS, si gode. Chi è salito di livello? Dart, davvero? Wow, è il 31. Dotazioni? Mamma mia, ragazzi, siamo quasi a livello 4 col colpo lunare. Perché ci so, approfitto della cura gratis. No, cosa? Madonna, l'accelerazione mi va al 1000%. Si può cosa? Mettere l'accelerazione sul joypad? È finita. È finita. C'ho l'avanti veloce sulla levetta. Bellissimo. Chi ero? Doppio pugno. Ora acceleriamo. Vado, vado, sì, bravo, bravo. Yeah, piace. Sei di livello anche Ash, però. Dotazioni, attenzione, attenzione, attenzione. Colpo lunare al 3. Colpo pugno al 2, quasi al 3, dai. Qui si va verso su, sì. Yeah. Rose, torna a trovarmi, il mio potere è quasi al limite. Salva le anime dei quattro dragoni che furono nostri compagni. Sono venuto apposta, zia. Non te l'aspettavi così presto? Shirley, ottimo lavoro. Ma ora dobbiamo trovare Zig. Confido in te per la salvezza delle anime dei dragoni. No, prima... Ora io vado a trovare i dragoncielli e tolgo il doppio pugno. Signori, in questo punto non dovremmo esserci. È un po' presto, ma noi siamo OP a merda. E lo voglio fare adesso. Me la sento. Me la sento. Non so nemmeno se posso farlo adesso, sinceramente. Puoi anche tenerlo doppio pugno, insomma. Ah, il tendine. Ah, il COVID. 5000? Non so se l'avete visto per l'accelerazione, ma ha fatto 5800 danni. Così. Sono tentato di farli senza drago, per non rischiare niente. Non so nemmeno se posso farli adesso, credo di sì. Non è cambiato nulla qui, nemmeno un po'. Sea Vale. Per ironia della sorte, è una tua scoperta che la vita e la morte non si esauriscono mai completamente. Sei tu, Rose. E cosa c'è che non va? Hai portato un sacco di ospiti con te. Shirley mi ha chiesto di venire a vedere come te la passavi. Come stai? Come vanno i tuoi studi? Grazie all'assoggettamento di Mayfield, credo di aver compreso in modo definitivo da dove viene e dove va la vita. Anche perché dopo Mayfield non si può più fare niente, quindi se le faccio ora, bene. Gli Alati hanno manipolato le anime, ovvero la vita, da Mayfield, la capitale della morte, e dal Palazzo di Vetro, noto anche come capitale della vita. A Mayfield abbiamo osservato qual è la destinazione della vita, oscurità che si apre sull'inferno. Mondo delle ombre senza luce. Ecco perché tu non puoi morire completamente.
Io non voglio finire in un modo di oscurità in bilico sul precipizio della luce. Mi piace il nulla. Dove dovrei andare? Ti libererò io adesso. Signori, siamo davanti ad una boss rush, dove adesso affronteremo gli antichi draghi, il team originale. Questo è il primo, il drago di vento. Credo che se vado in drago si bugga questo scontro. Volo esplosivo. O magari no. Ha gli occhiali. Non me ne ero mai accorto da questa shonura. Però ho due caschi mitici, quindi... Poi l'idea è prendere il terzo e andare da Faust. No, te devi fare power up. Tu asce. Yes. Tu devi fare speed up. Tu asce. Tu devi menare. Morire. 1075. Siamo perfettamente in grado di shottarlo anche senza draghi, volendo. Tu devi fare scudo magico su Dart, che è l'unico senza casco mitico. Tu gli devi rimenà. Mancato, perché c'ho il casco mitico. Zio, li distruggiamo, dai. Ho fatto bene a venire adesso. Li sbricioliamo. Ecco, io ho sbagliato. Comunque mi sono reso conto che effettivamente non me ne vale la pena andare in drago, a meno che non sia Miranda. 954. Ok. E quanti turni fai? Dopo l'esplosivo. Zero, niente. Morire. Questo è il drago verde. La mossa del drago verde. Bello è il drago verde. Quanto è Emerald Weapon? Questo l'hanno copiato dal set. Dai. È uno dei più belli comunque, secondo me. Power down non mi conviene, perché tanto mi sa che è immune. Li faccio psicobomba e via. Non male la signorina. È già a metà. Dai, ma perché l'ultimo sbaglio? Facciamo power down. Tanto, non fa altro. Forte. Beh, acceleriamo tutto, dai, ora, perché ci piglia il cazzo ad accelerare. Le boss fight sono belle. Che botte che tira. Non ci deve andare un drago, Ash. È più forte normale. Ok, questo è lento, però. È morto.
Colpo lunare! Stiamo uccidendo senza draghi. Ma effettivamente, Dart e Ash e l'indrago sono più deboli. E Miranda è l'unica che deve andare in drago per curare gli altri. Quando ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno perché rischiare, no? Eh? Cosa è successo? Sì, vieni. Danni, tipo ora dovrei curarmi tecnicamente, ma magari aspetto quello dopo. Dai, ce l'ho fatta senza cure. È morto. Ce l'ho fatta. Morto? Quasi. Fa effetto combattere contro un dragone. La botta! Sta morendo. Non me la sento. Ascolta, non me la sento, perché devo rischiare? L'ho fatto tutto senza drago ormai. Colpo lunare! Il prossimo lo faccio con i draghi e vediamo se si bugga. Ormai questo lo finisco. È il più sega lui. Mi sa che è il più sega, sì. È il più debole. Vinta! Facile. Facile. Easy as fuck, veramente. Ma easy, eh. 6.000 e pietra verde. Certo si livella schifo, no? In una delle nazioni orientali si raccolta una leggenda. La vita non va da nessuna parte e non viene da nessuna parte, semplicemente vaga insieme alle altre vite. È un ingranaggio della grande ruota. Io posso ancora tornare nel luogo della luce, nel luogo del calore. Trova la pace. Come posso dirtelo? Forse nell'inferno che hai visto a Mayfield potrebbe esserci un luogo di luce che ti aspetta. Tutto dipende da te. Sì, è quello che devo decidere. Dove voglio andare? Può pensarci. Grazie, Ross. Gli abbiamo dato la pace, poverini. Sono spiriti bloccati. Peraltro era tutto nella sua psiche. Anche l'ambiente. Proseguiamo, Dart. Vedi la pietra verde cosa fa? Di mezzo danni di vento? Ma siamo a 3.000 gold. Di mezzo danni lo usi all'aria. Queste le vendiamo tutte. Tutte le vendiamo. Due del drago? Magari no. Ok, prima torre fatta. Seconda torre. Ora questo lo faccio con i draghi senza aver paura. Questo è l'albero divino. È vero che gli umani adorano l'albero divino fin dai tempi dell'epoca della guerra dei draghi. A cui c'è nessuno. Perfetto. Ah, non darmi un fight ora perché spezzi il mood. Vabbè, dammi sto fight, forza. Donna, c'ho l'ansia. Ho sbagliato. Anzi, tra poco colpo lunare al 5. E quando colpo lunare al 5 succedono cose. Appena colpo lunare va al 5 succedono cose. Ma vedete quant'è.
tra 4 e al 4, quindi tra 24 usi di colpo lunare, morire al 5. Non posso mettere doppio pugno contro i boss, dai. No, non me la sento, poi lo farmiamo. Let's go. Lì c'è nessuno? Ovviamente? O sono in ordine? Vanno fatti in un ordine ben preciso. Sono tre, giusto? Non ricordo male, sono tre. E anche qui, uguale a come era una volta. Che bella. È ancora una ragazzina. Sì, aveva 15 anni ancora. Allora, era più giovane di Meru. Anche ragazzi così piccoli possono diventare dragoni. Sì, quando è nata era a metà tra un umano e una sirena. E questo aveva un potere speciale. Poverina, è morta nella guerra a 15 anni. Ed è ancora in ansia, cioè va liberata ancora. Rose, eri preoccupata e sei venuta a trovarmi? Damia. Sì. Grazie. È gentile come sempre. Rose, non andartene. Non lasciarmi di nuovo sola. Dimmi qualcosa. Rose, mi lascerai anche tu sola come tutti gli altri? No, non ti preoccupare. Nessuno farà più il prepotente con te come accadeva in passato. Non lo permetteremo. Ma la devo matare adesso. Sì, Rose e gli altri dragoni sono tutti gentili con me. Poverina. Oh, perché sei così triste? Mi spiace, Damia. Ma c'è un posto dove dovresti andare. Perdonami. E nemmeno se ne rende conto che è morta. È finito, capito? Ok. Basta, fa. Allora, io azzarderei proprio uno special. No, perché? Prima botte, poi special o... Poverino, 1228, c'ha la difesa fisica di niente. Fiera. Diamanti è il nome più usato per le mosse di ghiaccio di tutti i franchise del mondo. Che nemmeno è l'accoppiata a Final Fantasy, no, tutti! Cavaliere lo Zodiaco, Final Fantasy, ogni volta che qualcosa c'è di ghiaccio, polvere di diamanti. E io azzarderei power up subito su Ashel. Dart Yemena. Come difficile colpo lunare. Siamo solo in... cioè... noi siamo l'eredità di questa gente. Ma fa danni, eh. Fanno danni, sono grossi. Lei è la più forte, mi sa. Morto? No. Non morto, ma stai rischiando, Dart. Mi sa che it's time. No, è troppo presto. Rischiamola. C'è solo chiaro di luna per ora.
Ma sai che c'è? No. Morire. Boia e sassata. Dartasi. Allora, è acqua, quindi dovrebbe prendere un miliardo di botte. Nemmeno troppo, eh. Mi aspettavo di meglio. Your Dart. Mi ha fatto ben poco. Mille. Meno male sono andato in drago. Diamo un reg alla fight. Ok, non si bugga. È il mio numero fortunato. La vado in drago anche con Ashen, vaffanculo. Drago contro i draghi mi sembra di cercarmelo il bug. Cioè, proprio, se è il drago che manda in bug il gioco, drago contro un drago, cioè, quattro draghi a schermo, mi sto cercando il bug, praticamente. Bene così. Sbagliato. Sono un testa di cazzo. Minchia, 700 sbagliando. Al 100%, praticamente. Guardiamolo, dai. Madonna, che bello sei. Ci sono dei combattimenti che se vai in drago si buggano. Shinji. Salute, amore. Ci sono dei combattimenti che se vai in drago vai in black screen alla fine del combattimento. Non vai avanti. Questo fa male. Oltre ad essere lento, spattolizzo. Almeno una volta gli attacchi si vedono tutti. Cosa c'è? Mancato, zia! Casco mitico! Concentrato. Ho sbagliato l'ultimo, chiaramente. Cioè, gli ha fatto quanto il drago rosso con la dotazione. Perché io faccio le magie? Mi ostino a fare le magie con Dart. C'ha l'attacco magico di Enzo Paolo Turchi. Prendi! Che bellina, eh. Mi dispiace, ma gli manca. 102. Vabbè. La bambina. È morta. 8. Hadoken. Questo cos'è? È polvere di diamanti, abbiamo già visto, si accelera. Comunque lo subisce il ghiaccio, eh? E che poi è acqua. Dart anche in drago lo subisce, eh? Non sta benissimo, diciamo. Stro. Lei mi sa che è la più forte, quindi ho fatto bene andando in drago. Giveaway spedisce anche all'estero, sì. Abbiamo vinto? Abbiamo vinto. Preghiamo. Pietra blu e 6.000. Damia, andrà tutto per il meglio. Non sarai più sola. Quando ci arriverai, troverai tutti che ti aspettano. È la verità. Lo sento. Li sento. Bellino. Vieni anche tu, Rose? Vorrebbe. Sì, quando sarà il momento ti raggiungerò. Mi sento sollevata. Poverina, arrivederci allora. Stavo facendo un'opera di bene. Sono spiriti irrequieti. Ora, andiamo.
Wow, non si è buggato. Ok, si scende. Chi manca? Chi manca? A parte non mi ricordo se sono 3 o 4. Altri due, ok. Sì, perché Shirley è il bianco, Rose è il viola, no, è il blu, Zig è il rosso, quindi sono quattro. È dorato, 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 azzurro, verde, bianco, no, il bianco è Shirley, dorato, azzurro, verde. E viola, ok, sì. Ok. Sono quattro boss. Abbiamo ucciso, cioè abbiamo stempiato malissimo la più forte. La più forte secondo me è oggettivamente Damia. Disse Delmo prima di perdere malissimo contro contro il prossimo. Ah. Anche qui, uguale a come era una volta. Dorato. È lui. Belzac. Ragazzi, regalerò la libertà che desiderate e il futuro che vi ho promesso. Ragazzi, guardateci. L'anima deve essere di uno dei dragoni rimasti intrappolato in questo mondo. Sì, ormai l'ha capito. Sì, si chiama Belzac. È il dragone riconosciuto dallo spirito dorato. Che cosa lo legherà ancora a questo mondo? E tu, Rose? E Zig? No. Non proprio. No, non sei Zig. Chi siete? È una storia lunga. Non abbiamo il tempo per raccontartela. Sapete una cosa? Presto che ad essa sarà sottomessa. Quest'ultima strategia deve essere completata in nome di tutti i bambini che vennero uccisi dagli alati. Non lo hai ancora capito. Capito cosa? Tu sei... No, non solo tu. Tutti, tranne me, siete morti. E Zig. Tutti morti? Vuoi dire anch'io? Anche a Shirley? Non può essere! Ho subito io l'attacco della Super Virago sul mio corpo. Fatto da scudo a Shirley. Ti ricordi allora? Non ci credo. È impossibile che Shirley sia morta. Che figurati, non mi frega un cazzo di essere morto lui. Non ci credo! Lui è in negazione. Lui è nella fase di negazione. Bello ignorante. Menaie. Lui mi sa di toro fisico, però. Sì, lui è un toro fisico, lui va menato a magia. Pioggia di meteore!
Che cattiveria. Però anche attacco magico mi immagino un po'. Esatto, attacco magico male. Ok, lui è un torello fisico, quindi gli si fa un bel power down subito. Veloce, eh? Differenza di Kongol? Grande corretto. Malissimo, madonna. Quanto fai cagare d'attacco magico? Perché fai le magie? Menami. Ok. E 67 però gli si fa, eh. Quanto è veloce! Il contrario di Kongol, è velocissimo. Cioè, è un toro fisico, ma è anche velocissimo. Ah, yeah. Miranda? Dragati? It's time. It's time for drago bianco, occhi bianchi. Boia! 3600 così gratis praticamente. Solo al 100%. Vabbè, quindi con Dart li faccio la psicobomba. No, la faccio Miranda, scherzavo. Da che faccio un accelera? Sì, ha voglia Sabatone, la baciata, la baciata. Ma non vorrei perdere un turno di botte con Ashen, sinceramente. E comunque anche se c'ha la difesa alta, le prende le botte, eh. Attenzione, drago dorato, prima volta lo vediamo. Bello. Piatto. È un piattone carro armato. Alice, grazie per il ride. Benvenuti tutti quanti, quelli che sparano. Quelli che sparano. Stiamo giocando al miglior gioco della PlayStation 1 in assoluto. Non è vero. Top 10, però. Top 10. Siamo alla fine, stiamo facendo i boss opzionali. No, no, non metto un mega riassuntone. Metto l'intera run su YouTube. Con calma, la sistemo, la taglio, tutto a posto e poi la metto su YouTube a puntate giornaliere. Ho fatto pochissimo tutta sta scena per non farmi niente. Non lo fate lo shoutout Alice, per favore. Colpo lunare. Pochi danni, c'è da dire. E basta, madonna quanto è veloce. Quanto è veloce? Cazzo, io sono veloce, ho 80 di velocità a Miranda. 85, anzi. Ma se fa due turni di fila minca... No, vabbè, c'è qualcosa... Cioè, buggato, è troppo veloce. Fa i danni di Enzo Miccio, ma è velocissimo. Cioè, è un tank velocissimo con zero danni. Bello. Quindi dalla psicobomba quanto prendo? Un miliardo? Un miliardo? Netto proprio. Probabilmente lo one shot. Puttana!
4400 danni a un boss con un attacco magico non dragone? Mi stai dicendo? Io power up o Ashen? E poi accelero Ashen. Intanto forse prima dovevo accelerare. No, va bene, dai. Botte. Me lo fate uno shoutout a Stalkerina, qualcuno, per favore, grazie. Vabbè, lo faccio io. Accelera. Vabbè, sei scarso. Ma insomma, allora, fisicamente è un toro, abbiamo capito. Cioè, fisicamente è una bestia. Io credo che andrò in drago solo per diminuire i danni, sì. Morire. Morire. Lo magico serve praticamente a niente. Difenditi. Darte va in drago. Per favore, va in drago. Oh, ce l'ho fatta una volta al mese a farlo farci. No, te meno. Morire. È lungo, eh. Quanta vita c'ha? Non è che una spell di sua si accelera la velocità. Però non sta attaccando più. Bene, Wolf, benissimo. Però non sta attaccando più, La prima faceva due turni di fila. Ora l'ha rifatto, va bene. Ridicolo. Che attaccare attacchi magici non ci cambia veramente poco. E pari, il turno dopo rifai il drago. Ottalo. Sbagliato, veramente sbagliato. Difenditi, vai. Difensina tattica. Meno male, ho difeso. 154. Morto. No, non è vero. Fai danni veramente. Attacco di dura un mese. Bellissimo, eh. Bellissimo, non si può dire niente. Il drago dorato è un piattolone meraviglioso. Morto. Morto d'art. Ok, cambio di programma. Non mi aspettavo di dover usare una rapsodia. Ok, ho sottovalutato i danni magici. Ho sottovalutato i danni magici e la difesa di Paperino e d'art. Ha bisogno del casco mitico. Va bene. Tutto a posto. Ora è morto. Dovevo spingere un po' più sulle magie. Me la sono sentita un po' troppo calda. Caro Belzac.
seconda quanto si livella. Pietra d'oro. Verrà tutto venduto malo modo. Ora ricordo tutta la verità. La morte non è così triste come immaginavo. Grazie, boss. E tutti gli altri. È che c'è solo Rose. Scusa. Non è più triste. Sì. Anche la Shirley che amavi è là. No, Shirley è ancora qui perché loro sono ancora qui. Bene. Ok, abbiamo visto che i combattimenti drago non si buggano. Questo giro. Ok, ne manca uno. Oh, per assurdo l'ho preso per il culo, ma alla fine era uno dei più forti. Non mi aspettavo il danno magico alto su Dart, l'ho sottovalutato. E anche qui uguale a come era una volta, non importa, tu lo dica sempre. Questo è Kansas. Esatto, lo ricordavo. Chi è? Oh, sei tu. Tu odi questo posto. Cosa ti ha fatto cambiare idea per venire fin qui? Non ho cambiato idea. Questi manichini continuano a darmi la nausea. Loro proprio, questo era il quartier generale. Ah, di quello che vuoi. Sono cose che mi ricordano il sapore del sangue che mi colava dalle mani. Non hai motivo di criticarmi. Persone che hai ucciso non si salveranno se troveranno dei ricordi. Un sapore così macabro come le loro tombe. Tu sei venuto qui per diventare uno dei miei manichini? Lui è uno stronzo, era. Pezzo di merda. Ora capisco la ragione per cui ti aggrappi ancora a questo mondo. Ne hai uccisi abbastanza. Allora lascia che completi l'opera con te. Lui è un pezzo di merda. Classico discorso, il drago non guarda la morale. Il drago guarda il valore di combattimento. Il valore in guerra, il valore bellico. Kansas mi sta sul cazzo, lo meniamo fortissimo. Subito power up su Ashen. Yeah. Subito botte. Dio. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, me la sono sentita. Fattor Troio. Colpo lunare. Ho fatto il fenomeno. Il drago guarda il valore bellico e le armi che usi. Ogni drago ha la sua specialità. Praticamente. Con forte, eh. Io non ci dovevo venire qui. Adesso sono un po'... Passo. Morire. Morire. Allora, non me l'aspettavo. Continua a non aspettarmi i counter da questo sdolone. Grazie, Zeak. Morto. No. Attacchi magici non ho paura. Yeah. It's always bad. But that's the good point. That's the good part. It's funny. Figlio di Thor. Al martello di Thor. Madonna quanto fa male Kansas. Madonna, sono venuto a livello troppo basso. Mi sa che lui ci ammazza. Forse no, dai. Intanto continuo ad attaccare Dart, che è l'unico senza casco mitico. Grazie. Mente atomica.
domanda. Ok, mirandina. Arriva a 80. Forse no. Minchia Tommy ha detto, sì. Meno male gli ho dato lo scudo. Meno male gli ho dato lo scudo. Ova! Suka! Ciao Rosa! Tutto bene? Sei tutto a posto? Sì. I'm positive, Rosina. I'm positive. Quanto è veloce! Vabbè, capita. Ho scampato a 2 anni. Madonna le botte. Ok, forse ci sono voluto un po' troppo presto, ma è la follia. Spero quasi presto, ma spero anch'io, dai, tranquillo. E chi l'ha preso molto peggio, non sto così male. Sto tranqui. Fate uno shout out anche a Rosa, per favore. Bomba. Io bomba. Sì, che lei sta abbastanza bene. Ciao Danilo, benvenuto sul canale. Chat spam cuori per Danilo, che è la prima volta. Ma l'ha preso? Lei risulta negativa. Ancora. Del drago viola. Prima volta lo vediamo. Questo. Spacca le dimensioni il drago viola. È bello. Quanto è ignorante insettone. No, è il più brutto. È oggettivamente il più brutto. E poi è l'unico drago che fa danno singolo. Cioè, mi devi spiegare. Ma anche quello blu. Tutto sto asino e lui c'ha lo scudo magico, li fa 0 adesso. Però era per farvi vedere l'animazione. Minchia, fungo atomico, 0. Scusi. E 7 di fila, però, eh. Fagli un power down, vedi se funziona. No, ti odio! Madonna! Non ero pro- non, il mio cervello rifiuta i counter attack. Non è nemmeno a metà. Questa è dura, eh? Niente. Questa era degli anni 90, più o meno del 2000, esattamente del 2000, anzi, anni 90, perché in America è uscito nel 99, quindi sì, è del 90, dei 90. I gioconi di una volta, i veri gioconi di una volta. Questo fa tanto male adesso. No, 295, pensavo meno. Pensavo di più. Oh dai, è metà. Fatto. Intanto ho tutte le dotazioni e fanno un sacco di danni e pochissimi punti spirito. Per caricare a livello drago ci metto un mese. Preparati, sei più utile a pararti. Vado in drago? No.
Dio. Prendi. Sì, il counter su morire mi frega sempre, perché è in un momento stronzissimo. Su colpo lunare no, su morire è devastante. Anche perché sarà il caso che tu faccia qualche livellino drago. E 6 mesi d'attacco, inutile. Dai, sì, c'ha il casco mitico. Che fanno le spell? C'ho il casco mitico. Fanno niente, sono attacchi fisici che mi preoccupano, basta. No, le spell su Dart e gli attacchi fisici a quell'altro. Comunque col casco mitico mi fa 270. Questo era un missile. Vai in drago, c'è 3 livelli. Drago viola contro drago viola. Non poteva che finire così. No? Stadia! Ti fa molto bene. Continua a fare più danni in onda drago. Tier 0 CK 3 tonnellate. Grazie Rocket! Grazie per il secondo mese di Prime. Grazie mille. Pesa botta, Doken! Tira delle salacche, Kansas. Basta. It's time. Vai, dovrebbe essere morto. Steso 2500 danni tranquilli, proprio. Più fullato io. No, 1200, eh. È forte forte lui, eh. Forte in culo. Però è bastato. Abbiamo vinto, l'abbiamo battuto tutti. Ora voglio provare a fare una follia vera. Pietra viola. Quasi tutto il team al 33. Ero sorpresa che ti fossi lasciato persuadere da Shirley a partecipare alla guerra. Ma dopo tutto significava uccidere. E hai ragione, ma non era l'unico motivo. Pensavo che il nobile animo di Shirley, che non ho mai avuto, avrebbe potuto portarmi in un luogo a me altrimenti inaccessibile. Un luogo di luce che non avrei mai potuto conoscere, per cui ora, dopo la morte, sto cercando quel posto. Sì, non è che ti puoi pentire ora di essere stato una merda tutta la vita. Vabbè, è il precetto del cattolicesimo, però. Se ti penti all'ultimo, anche se sei stato una merda. Luogo luminoso. Spero che tu riesca ad arrivarci. Proseguiamo. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Che ci dice la signorina? Ora a regola dovrei andare in quello centrale, se non sbaglio. Ritrovarli tutti insieme appassionatamente. No? Tanto salviamo che l'abbiamo battuti tutti, bravi. Bravi. Quattromilaquattrocento, secondo me ce la facciamo. E dov'è il finale di questa quest? Yes.
Dei combattimenti nel mezzo ultra anticlimatici, madonna. Ricarica spirito. Morire. 1606, va bene. Se non ricordo male, per finirla devo andare nel centro. Roba del genere. O tornare indietro da Shirley. Ok, devo tornare indietro, mi sa. No. Ok, se accelero troppo è un problema. Mi sto facendo prendere troppo la mano da questa volta. Allora, mi dovete spiegare perché lui è immune ad Ashel. Non ai colpi fisici, ad Ashel è immune. Sono anche stolto, sono anche un cretino, quindi va. Sì, rimetto dopo pugno. Anche se ovviamente dopo pugno, per quello che voglio fare adesso, sarebbe il caso di non metterlo. Ho fatto nice. Non c'ha danni fisici elettrici. Vabbè, 6200. A Belza, a Kansas li facevo danni normali. Secondo me è immune ai pugni. Si vede che sia una cosa non scritta, che però sono immuni ai pugni. Può essere. Oh mio Dio, mancano 13 colpi lunari. Ok, rimetto doppio pugno. Ora farò un po' i danni di Mevda, però nel frattempo non stiamo facendo nulla. Ok, allora io ho fatto, io ho dato. Quindi dov'è Shirley? Doppio pugno. Non hai mai usato Ashel? Male! Bellissimo! La mia idea è togliermi adesso tutte le cose secondarie. Per poi andare a Zenebatos e da lì fare tutta la storia fino alla fine. Mi sento rinvigorito. Forse il potere curativo di Shirley è ancora attivo. No, come esco io? E niente, è finita così, non c'è un... una cosa che Shirley mi dice basta. Non c'è un momento in cui Shirley mi dice bravo, li hai salvati, è finita. C'è qualcuno che mi conferma che è così prima che vada via. Finita, ok, a posto. Bene. Beh, una conclusione ce la potevano mettere, dai. Io sto per fare una pazzia che non dovrei fare, ma voglio farla. Sono un pazzo, scriteriato probabilmente. Doppio pugno.
Probabilmente sono pazzo. Non sono i pazzi migliori. Colpo lunare. Non dirmi che vuoi andare da Faust senza il terzo casco mitico. No. Voglio andare da Faust con il terzo casco mitico. Ovvio. Chi pensi di parlare? Ho detto, devo vedere quanto costano le pietre. Quelle che adesso venderemo malo modo. Non servono a niente nel gioco. Niente. Mezza ai danni di fuoco, di mezza ai danni di luce. Niente, non servono a niente. Le abbiamo viste, belle, bravi. Non è una perfect run e voglio tenermi uno di tutto. Doppio pugno. Dal punto di vista del cosa voglio fare, è una perfect run, perché voglio fare tutto. Però di avere la collezione di tutti gli oggetti non mi frega nulla, assolutamente niente. Tipo anche le corazze mitiche non servono un cazzo, perché dopo un po' gli attacchi forti sono tutti magici. Le corazze mitiche non servono veramente a niente. Serve solo il casco mitico. Tecnicamente anche lo scudo fantasma non sarebbe male. Voglio dire, allora, tanto salviamo. Tipo, poter tornare a Gloriano? No, con Colun, maledetto. E salviamo, abbiamo fatto tutto. Quanti soldi abbiamo? Preciso? 4.800, dobbiamo vendere 5.200 euro di cose. Colun... Fammi Alohan. A sud di Sergio. Devo cambiare CD, ma ora so come fare. Ora sono pronto. Ci siamo. Ci siamo, vediamo se ci siamo. Io vendo tutto, ve lo giuro, vendo il vendibile, vendo gli altri personaggi, non mi interessa niente. È presa la follia e lo voglio fare, lo farò adesso. Ci siamo già. Ma ci siamo già alla grande. Basterebbe vendere questo, ma non lo voglio fare. Allora, queste le vendiamo. Oh, schifi. Amuleto, ciao. E dei zaffiri, ciao. L'anello non si può tenere. La crank fa schifo. Vita verde, ciao. D'argento, ciao. Oscurità, ciao. Quanto manca? Beh, Chiara, ciao. Chiara, ciao. Guardiamo se negli oggetti posso avere c'è qualcosa. Questo è via. È via. Potrei vendere lo scudo magico. Mancano 700. Ah, questo fa schifo. Mancano 200, dai. Vendo la psicobomba, col cazzo. Scudo magico è forte, però. Power down non funziona sui boss.
O sbaglio? Non ho mai fatto niente ai boss. Ma non lo posso vendere, dai. La vendo l'anello fisico. Poi, che follia. Siamo svenati, abbiamo fatto... Questa è una follia totale. Totale. Però ho tre caschi mitici. Ora ho tre caschi mitici. E ho un problema, non mi ricordo dov'è Faust. Non mi ricordo se è nella città degli alati o nella torre Flamvel. Una delle due. È nella torre Flamvel, ok, quindi devo rifare lo stesso giro di prima del cazzo. Ho fatto, me ne pentirò, non credo. Cioè, da qui così si va dritti fino alla fine del gioco.